un'abitudine, ma alla fine che cos'è? Ma guarda, allora mi collego un po' sia a quest'ultima domanda come definizione, ma che poi è strettamente collegata a quello che mi chiedevi all'inizio, no? Cioè, dice come possiamo fare per creare abitudini buone, per ricominciare, no? Una vita quotidiana più, tra virgolette, normale. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è... per creare buone abitudini è importante avere un obiettivo, cioè okay, a che cosa mi serviranno quelle abitudini là, perché se no il rischio che rimangano cose che faccio per un certo tempo e poi basta, insomma le abbandono, soprattutto magari quando certo, queste abitudini sono abitudini un pochino più complesse o che cambiano la nostra routine. Ma questo magari poi ci torniamo in maniera un pochino più approfondita, però è importante sempre sottolineare perché voglio introdurre una nuova abitudine oppure la voglio togliere, perché se il nostro cervello non ha ben chiaro dove voglio arrivare, qual è il beneficio che poi trarrò dall'acquisire un comportamento nuovo, diventa poi difficile portarlo avanti nel tempo, ok? Okay. Poi per quanto riguarda la definizione, no? Se dovessimo dare proprio una definizione molto spicciola e molto semplice, per abitudine si intende un comportamento, perché le abitudini sono inserite in quelli che vengono definiti comportamenti dell'essere umano, che solitamente un po' è ripetuta nel tempo, e ripetuta così tante volte che alla fine noi la facciamo un po' col pilota automatico in qualche modo, cioè senza una piena consapevolezza. Io adesso faccio un esempio di una cattiva abitudine, per esempio penso alla famosa sigaretta dopo il caffè. Certo. È un comportamento che io ho fatto così tante volte che adesso magari dopo il caffè certe volte nemmeno mi accorgo e sono già al quarto tiro di sigaretta. Cioè, quindi è un certo, qualcosa che ormai è entrato in una fisiologicità, diciamo, della mia vita, che non mi rendo nemmeno più conto quando la faccio. Quindi, per dire dicendo questo, viene da sé che per formare un'abitudine ci vuole un po' di tempo. Cioè, per renderla automatica ci vuole un po' di tempo. Quindi come definizione, come proprio significato dell'abitudine, è proprio un comportamento e reiterato per tanto tempo che alla fine diventa automatico. Solitamente ognuno di noi acquisisce un'abitudine o la rende stabile perché attraverso quell'abitudine ha risolto un problema, ok? Anche se molte volte in maniera non efficace. Faccio un esempio. Entri in casa ed è buio, okay? È buio, il tuo bisogno, il tuo desiderio in quel momento probabilmente sarà di vedere cosa c'è dentro la stanza per non sbattere, per non cadere, per capire come muoverti. Quindi c'è un desiderio, quindi c'è un problema, è buio e voglio vedere. A quel punto che succede? Comincio a cercare nelle pareti, trovo un interruttore, lo schiaccio e la luce si accende e io soddisfo quel desiderio là, rispondo a quel bisogno, risolvo quel problema. Che succede nel mio cervello? Che io capisco, cioè avviene proprio un abbinamento. Cioè, ogni volta che vedo del buio, avrò bisogno di illuminare, quel comportamento lì di pigiare un bottone, premere un bottone, soddisfa il mio bisogno. Quindi si crea proprio una connessione tra bisogno di luce, clicco. C'è quel, okay. E il problema si risolve. Domani rientro nella stessa stanza, ormai si è creata questa connessione, clicco direttamente.